Può Amici di TG Architettura, un anonimo edificio sito nel cuore di Shanghai, trasformarsi in un'icona building capace di restituire identità ad un paesaggio urbano poco interessante? Sì, nel caso di Babel Building, l'edificio realizzato da Tre Gatti Studio per la società cinese Yuwang. Un'intera costruzione rivestita di etfe antibatterico, complice il quale il building realizzato da Tre Gatti ricorda le opere di Cristo, l'artista bulgaro che nell'intento di creare gentili disturbi temporanei nel paesaggio ha avvolto nei suoi teli, tra gli altri, il Pont Neuf a Parigi e il Reichstag di Berlino. Suggestivo e non privo di spessore progettuale, il parco storico della prigione di Moabit, il Gesichtspark, situato a Berlino, è qualcosa di più di un semplice memoriale. La progettazione è opera dello studio Glaber and Dagenbach nell'arduo compito di riportare alla luce la terribile storia del luogo sul suolo di un'ex polveriera reale. La prigione di Moabit fu realizzata disponendo in maniera radiale 5 edifici secondo il modello inglese Pentonville, definito dalle idee del politico e filosofo Jeremy Bentham. Oggi è un nuovo spazio di fortissimo impatto. Crescono i prezzi delle case negli Stati Uniti d'America. Salgono del 12,5%, raggiungendo una media di $207,300, mentre il mercato dei mutui registra invece una frenata. I valori sono aumentati nell'88% delle città, a riprova di come la ripresa del settore immobiliare si stia allargando. Lo afferma la National Association of Realtors. Le città con le migliori performance registrate sono Sacramento e Atlanta, dove i prezzi sono saliti del 41,8%, seguono Las Vegas con un incremento del 31,9%, Los Angeles più 26,2% e Phoenix più 25%. La crisi non ha scalfito minimamente le città più importanti europee come Londra e Parigi, che restano in testa alla classifica delle metropoli più competitive rispetto a 5 anni fa. Lo dice il Global City Report, il rapporto annuale che studia i cambiamenti economici e territoriali delle maggiori città europee. Tra Londra e Parigi, infatti, lo stock residenziale è aumentato in media dell'8,6% per numero di alloggi e del 7,7% per quanto riguarda la superficie occupata. Milano e Roma, per venire in Italia, si collocano invece al di sotto della media europea con variazioni tra il 3 e anche il 4%.